Leopoldina e Semolina non stavano più nella pelle. Alla biblioteca erano arrivati due portatili nuovi di zecca e loro non vedevano l'ora di provarli. I topolini a scuola ne erano già provvisti, ma solo in poche case di sofficeratura erano presenti. La gente del paese stava bene anche senza tutte le nuove tecnologie e se ne facevano un baffo di PC, cellulari e televisori HD. Seguivano i ritmi della natura, si alzavano al canto del gallo e andavano a dormire quando la luna splendeva meravigliosa nel cielo. La natura dava così tanto da fare e non avevano tempo per le frivolezze. Ma c'era un ma. Non tutti la pensavano così. E proprio le due amiche topine avevano prenotato un'ora di connessione in biblioteca. Chissà che mondo avrebbero scoperto. Ricette da provare, modelli di vestiti da cui prendere spunto, tante notizie da tutto il mondo. Proprio per loro, che erano un po' isolati dagli altri villaggi della regione. Si ritrovarono al grande faggio e in tutta fretta raggiunsero la biblioteca. La signorina Perfettini, già il nome la diceva lunga, era la nuova bibliotecaria e le fece accomodare non prima di averle istruite per bene. Leopoldina guardava ammirata questo marchingegno della tecnologia. Com'era possibile che tutto passasse da uno schermo? Poteva anche comunicare con i suoi parenti e amici lontani, scrivendo una lettera che poi avrebbe spedito per mail. Era elettrizzata. Si misero subito alla ricerca di qualche ricetta golosa da provare. Ne trovarono tantissime, ma una più di tutte attirò la loro attenzione. Ciambella bicolore all'acqua calda. Un titolo curioso per un dolce, e così stamparono la ricetta. Scrissero poi all'autrice, Maria, del blog, così si chiamava quella raccolta virtuale di ricette, per ringraziarla di aver condiviso con il mondo intero la sua preziosa ricetta. L'avrebbero provata subito. Raccolsero in fretta e furia tutti i fogli stampati e tornarono a casa di Leopoldina per provare la ricetta scovata in rete. Ciao, ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi io e Leopoldina vi presenteremo una ricetta, o meglio vi racconteremo una ricetta. Ma chi è Leopoldina? Leopoldina è lei. È una topina che con la sua famiglia vive a Sofficeradura. Sofficeradura è un piccolo paesino in collina, in montagna, e Leopoldina in questo viaggio ci racconterà le sue scoperte, le sue ricette, le sue amicizie, i suoi bambini, i suoi figlioli. Ho creato questo personaggio perché da sempre mi piace scrivere e soprattutto mi piace raccontare e leggere ad alta voce le favole ai bambini. Ma voi direte, qui di bambini non ce ne sono, è vero, ma tutti noi siamo bambini, io sono bambina nel mio cuore, nonostante i miei quasi 53 anni, e sul blog proprio ho iniziato questa avventura scrivendo delle favole per presentare delle ricette. Allora, non tutte le ricette che vi presenterò sul blog saranno raccontate da Leopoldina, ma tante sì, e oggi ho voluto iniziare con una ricetta facilissima, anche per vedere un po' come funziona il montaggio e tutto quanto, perché non sono molto esperta, come sapete sono solo un'appassionata di cucina, anche se probabilmente in cucina riesco così a dare il meglio di me per quello che è una mia passione. Leopoldina oggi ci farà compagnia e ci racconterà questa ricetta. Ho deciso di fare questo filone sul blog perché volevo così avvicinare alla cucina grandi e bambini insieme. Sono tutte ricette molto facili, sono tutte ricette fattibili che si possono fare in compagnia di bambini, ma anche di figli adulti, perché penso che la cucina sia uno dei modi più belli per poter stare insieme, e cucinare lo è altrettanto, soprattutto poi mangiare insieme una bella fetta di torta o tutto quello che riusciamo a creare. Ora non mi dilungherò e proviamo a presentarvi questa ricetta. Ora girerò la telecamera, vi farò vedere gli ingredienti
e poi la faremo insieme. La ricetta che andremo a realizzare è il ciambellone bicolore all'acqua calda. Cosa ci serve? 250 g di farina 00 con una bustina di lievito già mescolata e già setacciata. Io setaccio sempre la farina per togliere gli eventuali grumi e per renderla più soffice e più morbida possibile. Poi ci serviranno 3 uova, 130 g di olio di semi vari, 200 g di zucchero semolato, 40 g di marsala, ma lo potete anche omettere se non vi piace il sapore del liquore nella torta, 2-3 cucchiai di cacao amaro e 130 g di acqua bollente che andremo poi a riscaldare con il microonde oppure con un bollitore. Nel frattempo abbiamo già scaldato il nostro forno a 180 gradi statico e abbiamo già spennellato con un cucchiaio di olio di semi lo stampo della ciambella. Potete farlo tranquillamente in uno stampo da torta normale, non da ciambella. A me piace l'effetto che dà ciambella bicolore. Vi serve soltanto dell'olio. Spennellate bene i bordi e spennellate bene anche il bordo della ciambella. Questa è una torta veramente semplicissima, una di quelle torte da colazione, da merenda, da inzuppare nel tè, nel latte. È una torta che rimane morbidissima per più giorni, ma sono sicura che non arriverà a domani, almeno qui a casa mia, perché l'olio la rende veramente molto soffice e molto morbida. Potete aggiungerci eventualmente quello che volete, insomma, se non vi piace mettere il cacao non lo mettete e la lasciate tranquillamente bianca. Se avete della frutta matura, io uso spesso in estate, in primavera, magari le pesche, le albicocche, proprio belle mature, quelle succose, quelle che magari stanno quasi arrivando un po' alla troppa maturazione, e all'interno dell'impasto ci aggiungo questa frutta. Oggi la facciamo così, in maniera originale e tradizionale. È una delle torte che ho fatto penso di più in questi 9-10 anni da cui ho scoperto la ricetta. È una torta semplicissima che si fa in un mixer. Io userò il Bimby, anche se Leopoldina il Bimby non ce l'ha, e si fa veramente in 5 minuti. Tantissime mie amiche a cui ho regalato questa ricetta la fanno magari alla sera per la colazione, ma veramente ci vuole 5 minuti, si butta tutto in un mixer, si mescola e si versa nello stampo. Ora andrò a montare con il Bimby le uova e lo zucchero, con il Bimby o con un altro mixer, insomma. L'importante è che diventino belle spumose e belle bianche. Poi vi farò vedere. Ecco come devono risultare le uova con lo zucchero dopo che sono state sbattute. Lo potete fare tranquillamente anche a mano, ma noi non abbiamo tantissimo tempo e quindi io l'ho fatto con il Bimby, o poi potete farlo con qualsiasi altro robot da cucina. Aggiungiamo ora l'olio e l'acqua calda. Aggiungiamo ora anche il marsala, se vi piace. Andiamo a mescolare ancora per qualche secondo e poi aggiungeremo la farina. Ecco qui. Abbiamo aggiunto anche la farina con il lievito e l'impasto, come vedete, rimane veramente molto molto morbido. A questo punto andiamo a versare metà o un pochino di più dell'impasto nel nostro stampo da ciambella. Metà dell'impasto è stato versato nello stampo. Leopoldina sta guardando se sto facendo tutte le cose per bene.
Ed ora andrò ad aggiungere il cacao nel restante impasto che è rimasto nel boccale del Bimby. Eccoci qui. Ho versato l'impasto con il cacao nella teglia. Molto semplicemente, non mescolate con nessun cucchiaio, lo lasciate scendere e la vostra torta è quasi pronta. Il forno è caldo, 170-180 gradi a forno statico. Io vado ad infornare la torta. Ci vediamo dopo. Il tempo di cottura è 40-50 minuti. Ovviamente dipende dal forno, fate sempre la prova a stecchino che funziona sempre. Eccoci di ritorno, sono passati per me 40 minuti, giusti giusti, la torta è pronta, ora la lasciamo raffreddare nello stampo e poi l'assaggeremo insieme. Questa è la parte più difficile, saper aspettare. Nel frattempo vado a preparare il pranzo. A dopo! Eccoci qui, la torta è pronta. Ho falsificato un po', l'ho messa fuori dalla finestra, come Nonna Papera, per fortuna non è arrivato nessun uccellino a becchettare. È leggermente tiepida, fa niente, ce l'assaggiamo insieme, ora giro la videocamera e poi ci salutiamo. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine di questa ricetta. Questa è la nostra fetta. L'assaggio con voi. Morbidissima, guardate. Buona, buona, buona. Lucia ne sarà felicissima. La teglia è caduta. È la sua torta preferita ed è una delle torte che piace di più anche a noi. A noi piacciono le torte molto semplici, con pochi ingredienti, quelle che riusciamo a mangiare tutti i giorni, leggere, non troppo pesanti, non troppo ricche. Io e Leopoldina vi salutiamo, vi lascio poi ai saluti finali di Leopoldina perché una storia deve avere anche un finale e questa storia, questa ricetta avrà un finale raccontato proprio da Leopoldina. Spero che questo nuovo format vi piaccia. Mi scuso se ci sono state delle imperfezioni o comunque delle inquadrature che non erano perfette, ho veramente un'attrezzatura molto molto artigianale. E sicuramente per fare una ricetta ci vuole un po' più di tempo e un po' più di preparazione. Spero comunque di avervi tenuto compagnia. Vi aspetto nel prossimo video e vi ringrazio. A presto, alla prossima ricetta e al prossimo video. Ciao! Le due amiche si abbracciarono. Che meraviglioso mondo avevano scoperto e chissà quante sorprese avrebbe regalato loro d'ora in poi. La torta era meravigliosa. Profumatissima e morbida, una ciambella così davvero non l'avevano mai provata. Dopo una giornata così ricca di emozioni e di sorprese, si sedettero davanti al camino. Nonostante le tiepide giornate che la primavera aveva portato, in casa si stava ancora bene con il fuoco acceso. Si concessero di accompagnare la loro scoperta culinaria con un goccio di marsala, perfetto davvero. Era ormai pomeriggio inoltrato e i topini sarebbero rientrati dalle varie attività. Era giunta l'ora di salutarsi, ma di darsi appuntamento per una prossima avventura.